Sport al chilometro zero, ben ritrovati. Siamo con Samuele Grocchi, allenatore della Juniores del Fogliano, per parlare quello che è il suo lavoro, il suo campionato e la sua voglia di emergere. Intanto, Samuele, ti ringrazio per la tua disponibilità verso Sport al chilometro zero e quindi siete reduci da una bella vittoria con la Polizia. Sì, questo sabato abbiamo fornito una buona prestazione. I ragazzi sono riusciti a completare una partita, quindi anche un periodo di allenamenti che venivano da dopo due sconfitte, e sono riusciti, diciamo, a gestire questa partita in modo ordinato, come era successo anche prima delle partite precedenti, quelle due sconfitte che poi ci hanno veramente minato anche nello spirito, e con fatica e con sacrificio siamo riusciti a indirizzare la partita fin da subito verso un risultato che poi ha rispecchiato completamente quello che è stato l'andamento della gara, perché il 5-1 è un punteggio abbastanza importante, ma i ragazzi hanno prodotto per tutta la partita e in modo continuato una serie di azioni e con proposizioni continue, e il risultato dopo ha rispecchiato proprio l'andamento della gara. Quarto posto in classifica, rispecchia le ambizioni estive. Sì, il quarto posto in classifica rispecchia le ambizioni estive, perché la società veniva da una retrocessione dal campionato regionale e l'intenzione era quella comunque di fin da subito di riuscire a prodursi in un obiettivo che era quello più importante, cioè quello del ritorno nel campionato regionale stesso. Sicuramente un anno non è semplice per poterlo raggiungere. L'obiettivo era quello nei 2 anni di poter riottenere quella categoria. Praticamente tu giochi con i ragazzi, l'età media dei tuoi ragazzi è del 2001, quindi c'è un grande lavoro dietro. Sì, la scelta fin dall'anno scorso è stata quella di scouting, quindi sono stato affiancato fin da subito da dei collaboratori che svolgono questo lavoro in modo molto completo, fra i quali ricordo Massimo Ranieri, e Lo lo salutiamo. salutiamo, sì, volentieri. E la ricerca, come dicevo, è stata quella proprio di andare a rintracciare ragazzi che fossero quelli il limite minimo di età, quindi l'anno 2001, che ti permettono innanzitutto di avere delle quote importanti anche per la prima squadra, ma poi di avere un ciclo che fosse più lungo di quello che la media delle squadre della nostra categoria. Anche perché è proprio il vostro ruolo che diventa difficile, sarà il campionato, la crescita dei ragazzi e svezzarli per mandarli in prima squadra, insomma. Sì, indubbiamente i ragazzi anche su questa classe d'età hanno una necessità di assistenza, affiancamento da parte nostra, occorre un ottimo lavoro psicopedagogico, perché i ragazzi abbisognano poi di cure, di comprensione, oltre a quello che è l'aspetto tecnico abituale di una squadra di calcio. Tu sei al tuo secondo anno a Fogliano, dove sei passata dalla guida degli allievi alla formazione Juniors. Com'è cambiato il tuo modo di allenare, di lavorare? Sì, ma tendenzialmente e per caratteristiche sia di studi che di formazione tecnico-calcistica, sono sempre stato predisposto molto alla cura dell'aspetto psicologico. I ragazzi riescono a fornire una prestazione ottimale quando vengono supportati nella loro crescita, nella formazione. L'aspetto psicologico pesa un 30% nell'ambito prestazionale, quindi questa cura, secondo me, deve essere svolta in modo minuzioso. Il cambiamento fra allievi e juniores, sì, c'è, perché comunque rientrano su due classi di età diverse, ma non è così evidente. Già i ragazzi allievi hanno una buona formazione caratteriale, sono, diciamo, in un percorso di crescita intermedio che poi sfocia a quello degli juniores, quindi degli under 19. Bene, quindi Apparentemente non ci sono grosse divergenze, grossi salvo cambiamenti. sì, grossi cambiamenti.
Bene, a questo punto però bisogna pensare al campionato. Il prossimo avversario, come te l'aspetti? Dunque, il prossimo avversario sarà un derby classicissimo perché sarà contro Sansovino. Credo che sia una squadra attrezzata, avevano anche loro delle ambizioni importanti per il campionato, poi purtroppo non sempre si riesce a realizzare per varie motivazioni, ci possono essere degli intoppi di qualunque natura che a volte possono frenare, o episodi che possono frenare una squadra. Ho visto che gli ultimi risultati sono positivi, quindi mi aspetto una squadra sicuramente motivata e agguerrita. Allo stesso tempo noi dovremo cercare di mantenere la concentrazione per un tempo più lungo rispetto a quella della singola partita, perché noi abbiamo fornito delle ottime prestazioni contro le squadre di pari classifica, quindi con le squadre di prima posizione. A volte invece con le squadre di più basso livello ci adagiamo, quindi l'attenzione è proprio su questo Magari anche più aspetto. d'immagine, più deficienti a giocare, perché vengono più chiuse. Sì, Ma aspetto, indubbiamente, mentre indubbiamente. in altre occasioni, una Però partita così già. Sansovino è una squadra che gioca molto bene a calcio, complimenti Quindi al suo allenatore. bisogna arrivarci lì al Sì, massimo, insomma, per indubbiamente. giocarsela fino in fondo. Siamo comunque all'inizio dell'anno, ecco. Quali sono le aspettative e gli obiettivi? Ma le aspettative e gli obiettivi sono quelli che erano quelli all'inizio stagione, cioè quelli di arrivare più in alto possibile. Siamo ancora agganciati al treno delle prime posizioni. Abbiamo una partita da recuperare, l'intenzione sarebbe quella di rientrare nella lotta finale per il primo posto, che non ci nascondiamo sotto questo aspetto. Dobbiamo però mantenere più concentrazione e essere più costanti nelle nostre prestazioni e attenti nella parte della cura dell'allenamento. Che dove i ragazzi proprio devono essere, come dire, più responsabili, capire che La sono un responsabilità in passo. questo senso viene anche dall'età, ovvero quando troviamo delle squadre che hanno una media età che comunque si staziona fra i 99 e i 2000, è evidente che un minimo di maturità in più anche nella gestione della propria vita la ritroviamo. Qua sono tutti ragazzi di 2001, la maggior parte, quindi siamo sull'80% ragazzi 2001. Come dicevo prima, è un buon ciclo per il futuro, ma attualmente a volte ci possono essere delle differenze notabili. Beh, penso che sia tutto per questa nostra prima intervista. Sicuramente ci ritroveremo più avanti, magari qualche sabato che venga a trovare a Foiano. Grazie. Quindi, come ringrazio quanto ci hanno seguito fin qui e rinnovo il mio invito. Continuate a seguire, grazie a tutti. Grazie mille.